Ciao, benvenuto o benvenuta in questo video nel quale parleremo di infiammazione cronica sistemica, un parolone che indica un concetto che in realtà sì, è complesso, un mondo molto complesso da spiegare, ma indica qualcosa che fa parte assolutamente sempre della nostra vita quotidiana e che è alla base di molti sintomi che avvertiamo talmente tanto di frequente, talmente tanto spesso che li consideriamo a volte quasi normali. Parlerò di tre grandi cause di infiammazione cronica, argomenti intorno alla quale vedrai ci sono anche un sacco di leggende metropolitane e speculazioni, in particolare su uno degli aspetti di cui parlerò, e vedremo anche insieme quelle che sono le migliori soluzioni per ridurre questo stato infiammatorio. E ci sono una serie di cose molto interessanti di cui parlare, perché vedrai che probabilmente ti riconoscerai in molti sintomi, quindi presta bene attenzione a tutto il video. Prima di iniziare, piccola premessa per chi non mi conoscesse: io sono Marcello Chiaponi, sono un fisioterapista, nella vita aiuto le persone a risolvere dolori muscolo-scheletrici che fanno molto parte di questo argomento di oggi, ma anche a migliorare la postura e a migliorare lo stato di forma generale. Lo dico già adesso: per ridurre l'infiammazione cronica si fanno una serie di cose, ci possono essere una serie di aiuti, e il movimento fisico è uno dei principali, uno di quelli che aiutano di più e uno di quelli più veloci ad avere un effetto. Quindi, dato che molte delle mie metodiche io le esprimo attraverso i miei percorsi, le mie lezioni online, non dimenticare di guardare le mie ultime lezioni, le mie ultime iniziative sull'argomento. Nei link nella descrizione del video trovi alcuni approfondimenti e le mie lezioni di prova gratuita, quindi non dimenticare di andare a guardare i link nella descrizione del video. Bene, allora iniziamo. Quando parliamo di infiammazione cronica, parliamo di un qualche cosa che fa parte assolutamente sempre della nostra vita. Tutti noi abbiamo sempre uno stato infiammatorio cronico sempre pronto. È il nostro sistema di difesa contro le aggressioni. Ci capita un'infezione batterica, abbiamo bisogno dell'infiammazione per rispondere. Ci capita una ferita, una distorsione, abbiamo bisogno dell'infiammazione per rispondere. Quindi i nostri sistemi infiammatori sono sempre attivi, produciamo sempre una certa quantità di infiammazione, ma molto spesso, a causa del nostro stile di vita, il nostro stato infiammatorio generale è sempre un pochino di più di quanto non vorremmo, e spesso costantemente un pochino di più quanto non vorremmo. Possiamo paragonare sicuramente l'infiammazione ad un calderone sempre acceso, che viene però aumentato, viene alimentato anche un po' troppo da, adesso lo vedremo, però ogni volta che ci capita uno stress o che siamo in tensione, questo lo buttiamo nel calderone, la nostra alimentazione, adesso lo vediamo, lo buttiamo nel calderone, tutto ciò che riguarda l'aspetto fisico, posturale, può aumentare il nostro grado infiammatorio. Quindi sono tanti aspetti che tutti insieme vanno ad aumentare o a ridurre il nostro grado infiammatorio o a tenerlo quello che il nostro corpo vorrebbe. Molto spesso però, a causa del nostro stile di vita, di una serie di cose che ci succedono, il nostro stato infiammatorio è di più di quanto il nostro corpo vorrebbe. Quando questo succede, iniziamo ad avvertire in modo cronico, persistente, continuo, che ci accompagna sempre, una serie di sintomi. In medicina vengono definiti sintomi vaghi, sintomi medicamente non spiegati, e sono proprio l'espressione di questo stato infiammatorio. Sono sintomi che, come vediamo adesso li elenco velocemente, poi magari scrivi nei commenti quali effettivamente hai. Moltissime persone hanno, più o meno sempre, talmente spesso da considerarli quasi normali. Ma attenzione, sono comuni, non sono normali. Se il nostro corpo sta bene, grado infiammatorio sotto controllo, non ha problemi, la normalità sarebbe non avvertire sintomi, sarebbe non avvertire messaggi di qualcosa che non va. I principali sintomi, qua in realtà ho fatto una sintesi ma non voglio andare troppo lungo con questo video, sono stanchezza, gonfiore allo stomaco, intestino irritabile o gonfiore al basso ventre, disturbi del sonno, quindi riposo non qualitativo, dolori e tensioni muscolari non ben definiti, quindi sparse, fame improvvisa, mancanza di appetito, oscillazione senza motivo del tono dell'umore. Più abbiamo questi sintomi in numero, soprattutto in numero, e più è facile che il nostro grado infiammatorio sia fuori controllo. Ma perché può andare fuori controllo? Vediamo, parliamo di queste grandi cause. Una prima causa riguarda tutti gli aspetti di movimento. Che cosa significa?
troppo movimento, troppo allenamento muove molto i nostri stati infiammatori. La sindrome di sovrallenamento, per esempio negli atleti, è un classico stato infiammatorio molto molto forte. Ovviamente nella nostra vita quotidiana, nella popolazione media, è più facile avere il problema contrario del troppo poco movimento, che in realtà però anche lui è un problema perché aumenta la rigidità, aumenta le contratture, aumenta le tensioni muscolari e aumenta il grado infiammatorio medio delle nostre articolazioni e dei nostri muscoli. E anche il fatto che ci si siano accesi per qualsiasi motivo dei dolori muscoloscheletrici, e anche questo chiaramente va ad alimentare il calderone dell'infiammazione. Ad esempio, chi ha avuto un politrauma, diversi traumi in diversi punti, ovviamente ha molti focolai, diciamo, di infiammazione accesi e il suo grado infiammatorio medio è più alto. Quindi il movimento è sicuramente una causa importante. Quando dicevo di cause che possono destare, diciamo, leggende metropolitane, discussioni, polemiche completamente inutili, ma che cosa c'è di meglio dell'alimentazione? Che cosa c'è di meglio se non vuoi stimolare un po' di polemica, di discussione, senza nessun fine, ovviamente, tra l'altro, che non parlare di alimentazione? Quando parliamo di alimentazione e infiammazione, possiamo dar vita ad un sacco di discussioni, perché queste tipologie di alimenti più infiammatorie a quest'altra, poi a seconda di quale aspetto in realtà dell'infiammazione prendi in considerazione, puoi fare ulteriori speculazioni. In realtà ci sono anche molte cose interessanti, assolutamente, se vuoi andare a vedere i miei approfondimenti che ho fatto con la mia spalla nutrizionale Annalisa Caravaggi, valli a vedere, però se vogliamo parlare in generale ci sono dei meccanismi molto potenti e molto semplici, perché il primo meccanismo di infiammazione a livello alimentare in realtà è la quantità. È il mangiare troppo. Il troppo cibo, le troppe calorie sono la principale fonte di infiammazione attraverso il cibo, indipendentemente dalla qualità dei cibi, che però sicuramente, o dalla tipologia, che però sicuramente è il secondo motivo di possibile infiammazione. Quando mangiamo cibi estremamente lavorati, estremamente industrializzati, soprattutto che quindi hanno molti additivi e così via, è inevitabile che questo aumenti il nostro grado infiammatorio. Altro grande meccanismo infiammatorio, non particolarmente complesso, magari non molto affascinante di cui parlare, è l'eccesso di zuccheri. Banalmente, quantità, qualità ed eccesso di zuccheri, hai fatto il 80% di quella che è l'infiammazione derivante dal cibo. Tutto il resto, sì, assolutamente cose interessanti, ma dopo che questi macro aspetti sono stati messi a posto. Quindi seconda grande causa di alimentazione, di infiammazione è l'alimentazione. Terzo, sistema nervoso, tutto ciò che riguarda lo stress emotivo. Questo è probabilmente il meccanismo più impattante in assoluto. Tieni presente che io con la mia attività online raccolgo dati che provengono da non decine di persone, non centinaia di persone, ma migliaia o decine di migliaia di persone. E quello che vediamo è sicuramente gli aspetti tensivi siano quelli a maggiore impatto sul nostro stato infiammatorio e sul nostro stato di salute. Due grandi famiglie di stati tensivi: lo stato tensivo ansioso della persona che proprio avverte questa agitazione di fondo, questa ansia un po' anche viscerale a volte, no? Che hanno un po' come carattere, e l'altro stato invece, lo stato più rimuginativo, preoccupato, da fuori non ti accorgi che è una persona estremamente ansiosa, agitata, ma al suo interno è un continuo rimugino, un continuo preoccuparsi. Questi due tipi di aspetti muovono molto il nostro stato infiammatorio, perché alla fine è il nostro cervello a decidere quanto noi dobbiamo essere in allarme, infiammazione. Okay? Se il nostro corpo vede che il nostro cervello vede che qualcosa non va, muove l'infiammazione per rispondere a questo allarme. E in questi stati noi abbiamo un continuo stato di allarme, quindi un continuo muovere dell'infiammazione verso l'alto. Come ridurre lo stato infiammatorio? Parliamo un attimo anche di questo. Allora, ovviamente non esiste modo di determinare quale sia per noi la principale causa. Tutti noi abbiamo un mix delle cause di cui ho parlato, e cosa importante che non dice mai nessuno, questo mix varia nell'arco della nostra vita. Magari c'è il momento dove siamo più diciamo in ordine con l'alimentazione, c'è il momento dove siamo più sballati con l'alimentazione, c'è il momento in cui abbiamo più tensioni nervose e così via. Il mix
cambia nell'arco della vita, non è mai lo stesso, quindi è nostro dovere sempre cercare di agire bene su tutti gli aspetti, di tutelare tutti gli aspetti del nostro stile di vita, ok? Detto questo, non esiste modo di determinare con assoluta precisione quale sia la causa per te più importante, ma come dico spesso, il determinare, fare dietrologia sulle cause non è molto utile poi per le soluzioni, in realtà, perché di cause puoi trovarne 10.000, ma le soluzioni non sono 10.000 possibili soluzioni diverse. Le soluzioni sono migliorare ognuno di questi aspetti. Bene, ti propongo qua, per non essere eccessivamente scontato, due tecniche molto interessanti. Poi vai a vedere gli approfondimenti, i miei approfondimenti, se vuoi approfondire e praticare, vai a vedere i link nella descrizione del video, vai ad iscriverti alle mie lezioni di prova gratuite, quelle ti aiutano sicuramente e ti guidano veramente tanto. Però ti propongo la tecnica dei test. Come fare a capire su che cosa conviene investire il maggior numero di energie? Beh, un buon metodo sicuramente è testare. Tieni presente che il testare le reazioni del corpo a determinate cose io lo considero il metro più affidabile in assoluto. Quindi, movimento. Faccio molto movimento, sono uno che si allena molto, provo ad allenarmi di meno. Sono uno che si allena poco, provo ad allenarmi di più, provo a fare un diverso tipo di allenamento, assolutamente diverso tipo di allenamento, quindi provo a lavorare su questo aspetto, provo a lavorare sull'alimentazione anche semplicemente cercando di mettere a posto i tre grandi aspetti di cui ho parlato, qualità e quantità di zuccheri in generale e sistema nervoso, discorso estremamente complesso. Che cosa aiuta il sistema nervoso? Beh, per fare un test io potrei anche semplicemente vedere come va se io prendo 2, 3, 4 giorni di vacanza. Di solito per una buona maggioranza di persone, 70%, questa è una buona tecnica, perlomeno per vedere quanto il mio stile di vita e la tensione che accumulo impatta. Per molti in realtà non è sufficiente, a qualcuno addirittura peggiora perché inizia a buttare fuori tutto quello che ha accumulato precedentemente. Un'altra tecnica interessante per dare piacere al tuo sistema nervoso è quella di approfondire, attenzione, di approfondire gli studi, quindi di studiare come migliorare nella cosa che ti riesce meglio, in quello che ritieni essere il tuo talento maggiore. Per qualcuno può essere suonare la chitarra, per qualcuno può essere fare qualche cosa e soprattutto studiare come poi metterlo a disposizione degli altri. Possono sembrare parole un attimino vuote, ma in realtà non è così. L'approfondimento e la condivisione del talento sono alcune delle cose che più in assoluto danno beneficio al sistema nervoso, al cervello, sono le cose che più lo calmano. Perché? Perché dal punto di vista dell'evoluzione, noi ci siamo evoluti grazie a persone, grazie al fatto che tutti noi abbiamo messo il nostro talento a disposizione della comunità e questo ha permesso alle tribù di evolvere. E questo meccanismo è rimasto all'interno del nostro DNA, quindi ogni volta che noi facciamo qualcosa che sviluppa il nostro talento e lo mettiamo a disposizione della nostra continuità, il nostro cervello ci dà degli ampi segnali di continua, ottimo lavoro, continua così, che se continui così siamo tutti sulla buona strada. Ecco perché studiare il proprio talento e condividerlo è uno dei principali modi per ridurre l'aspetto tensivo del sistema nervoso. Bene! Allora, per questo video è tutto, spero di averti dato una buona panoramica di una problematica sicuramente molto complessa. L'ultima cosa che volevo dire è la tecnica della scomodità, ovvero se tu ci pensi c'è tra le cose di cui ho parlato qualche cosa che dici ok, migliorare la mia alimentazione sì, in questo momento ce la vedo dentro bene, lo potrei fare con abbastanza facilità. Migliorare il mio allenamento, fare più allenamento, no, quello non me la sento proprio. Ecco, quella è l'indicazione che in realtà hai più bisogno di allenamento che di alimentazione. Ognuno di noi è sempre più propenso a fare quello che già gli viene bene, ma quello che già gli viene bene è di solito quello di cui ha meno bisogno per migliorare. Quindi fai un'analisi di quelle che possono essere questi tre aspetti, quello che ti risulta più scomodo da mettere a posto, sul quale lavorare, è in genere quello che ti aiuta di più.
Bene, detto questo, dicevo, io concludo questo video invitandoti ancora alle mie lezioni di prova gratuita, con le quali tutte queste cose le farai poi in automatico, perché il movimento, la variazione del movimento, tutte le cose che si possono fare, ovviamente fanno parte di quello che sono i miei percorsi online. Se il video ti è sembrato interessante, non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali, magari scrivi nei commenti quali sono le tue tecniche o quali sono i tuoi sintomi, semplicemente, o le tue tecniche preferite per ridurre il tuo stato di infiammazione, per aumentare il tuo stato di benessere. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.